Bene, buongiorno e benvenuti a questo quinto meeting di primavera della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie anche ai ministri Clini dell'Ambiente e Barca della Coesione per aver accolto il nostro invito e per partecipare a questo nostro incontro. Aspettiamo il professor Giovannini che sta arrivando. Come diceva nella sua breve presentazione Silvia Zamboni, questo nostro incontro è dedicato alla preparazione degli Stati Generali della Green Economy del 2013. E lo scorso anno gli Stati Generali hanno definito, con una procedura partecipata attraverso 8 gruppi di lavoro ai quali hanno partecipato circa 700 delegati di organizzazioni di imprese e di imprese, una piattaforma di 70 punti. Ecco, professor Giovannini, benvenuto, era previsto. E una piattaforma di 70 punti che definiva una roadmap al 2020-2030. E quest'anno il tema è un po' quello di come passare da questa roadmap al 2020-2030 a delle proposte operative e quindi all'attuazione almeno di una prima parte di questa piattaforma varata dagli Stati Generali della Green Economy dell'anno scorso. Ovviamente questa necessità di passare alla fase operativa si incrocia con l'aggravamento della crisi della recessione italiana e quindi con la necessità o il tentativo di coniugare questa piattaforma della Green Economy con un pacchetto di misure in grado di stimolare l'economia e l'occupazione, in chiave di Green New Deal, cioè di nuovo patto per uno sviluppo qualificato in direzione appunto green. Questo è il contesto di questi stati, di questo nostro incontro. Il tema del Green New Deal non è certo nuovo, viene introdotto ufficialmente, diciamo così, con un documento dell'UNEP, del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel marzo del 2009, con la preoccupazione, dopo la recessione internazionale avviata nel 2008, di affrontare la recessione con misure di stimolo, avendo la chiara consapevolezza, dice l'UNEP, del rischio che in queste misure di stimolo si tenda un po' a riproporre la brown economy, cioè un'economia ad elevato impatto sull'ambiente. È una scorciatoia che è facile da percorrere, è quella che viene più normale, siamo in emergenza, facciamo tutto il possibile, abbiamo anche noi storie di questo genere alle spalle, che mentre risolvono un problema ne aprono altri, in particolare per esempio problemi di tipo ambientale o climatico. Se non si adotta una nuova visione, c'è il rischio di riprodurre squilibri e di aggravare la vulnerabilità che è alla base di una parte almeno di questa stessa crisi. L'UNEP richiama con una certa forza la necessità di affrontare le multiple crisis, le crisi molteplici del pianeta, ed è un tema da tenere ben presente, cioè non affrontare le crisi prendendone un solo aspetto, ma cercare di capire quali sono queste molteplici crisi che si affacciano in contemporanea e che richiedono una risposta coordinata. In particolare l'UNER richiama nell'impostazione del Green New Deal a 3 obiettivi da raggiungere in contemporanea: riavvivare l'economia, salvare e creare occupazione, combattere la povertà, ridurre le emissioni di carbonio e il degrado degli ecosistemi. Il richiamo al New Deal, col quale il presidente Roosevelt a partire dagli anni 30 affronta la Grande Depressione, non è casuale, nel senso che l'UNEP ne fa esplicito riferimento. E fa questo esplicito riferimento richiamando 2 diciamo problemi. Uno è la gravità della crisi attuale. Non è una crisi di congiuntura, è una crisi di fondo che coinvolge in particolare i paesi industrializzati e poi fra questi quelli che risultano più esposti.
La seconda necessità è quella di affrontare questa crisi di vasta portata con riforme di ampio respiro. Il New Deal sconvolge un po' le politiche economiche tradizionali, anzi si può dire che il New Deal introduce il concetto stesso di politiche economiche e quindi dà un ruolo alle politiche pubbliche inedito fino a quell'epoca. E l'UNE richiama proprio questa necessità di grandi riforme. Cosa c'entra la Green Economy? La Green Economy è il pilastro di un Green New Deal. Cito l'OCSE nel suo documento in preparazione di Rio più 20 verso una crescita verde. L'OCSE dice che la Green Economy può essere proprio un pilastro di una nuova crescita verde perché incrementa la produttività delle risorse naturali che sono ormai scarse e ne riduce il consumo, rafforza la fiducia degli investitori perché è capace di promuovere nuovi investimenti e maggiore occupazione, apre nuovi mercati, può contribuire al risanamento dei conti pubblici con misure di fiscalità ecologica e con l'eliminazione dei sussidi pubblici dannosi per l'ambiente, più elevati di quanto comunemente si ritenga, riduce gli impatti anche economici delle crisi ambientali. Questo dice l'OCSE. E c'è stato anche questo World Economic Forum nel gennaio di quest'anno aveva al centro la transizione verso un'economia low carbon in attuazione di un accordo internazionale che contenga le emissioni di gas di serra in modo che non si superi la variazione della temperatura media globale dei 2 gradi. Per attivare questa transizione il World Economic Forum dice che servirebbe a livello mondiale nel 2020 riqualificare in chiave green gli investimenti già previsti di circa 5.000 miliardi di dollari l'anno in alcuni settori strategici: acqua, agricoltura, telecomunicazioni, produzione elettrica, trasporti, edifici, settori industriali e forestali. È importante questa riflessione, oppure la uso come pretesto, perché l'aspetto quantitativamente prevalente di un Green New Deal è la riqualificazione dell'economia esistente, è un riorientamento dell'economia in chiave green, degli investimenti già previsti che vanno riqualificati. Questo dice questo rapporto presentato al World Economic Forum. E poi bisogna attivare interventi aggiuntivi, stimati in circa 700 miliardi di dollari l'anno, sempre in settore chiave: infrastrutture per l'energia pulita, per trasporti a basse emissioni, efficienza energetica, gestione forestale. Per attivare questi investimenti aggiuntivi stima questo rapporto al World Economic Forum investimenti pubblici di 116-139 miliardi, però che hanno un fattore di leva per investimenti privati da 1 a 4 a 1 a 5. Quindi gli investimenti in questi settori hanno una grande capacità di traino degli investimenti anche privati. Un Green New Deal richiede efficaci politiche pubbliche europee, nazionali e locali. Una proposta di Green New Deal per l'Italia richiede quindi un'attenta analisi dei diversi aspetti della crisi italiana. Ne passo in rassegna alcuni di questi aspetti. La lunga recessione, e si vede da questo grafico elaborato su dati Istat, come vedete la crescita bassa è una caratteristica abbastanza costante e i trimestri in cui il PIL assume un valore negativo sono piuttosto numerosi e frequenti. Un debito pubblico che continua a crescere, e qui c'è il parallelo ovviamente con i titoli di Stato, è rapida la crescita come vedete dal 2000 al 2012, una pressione fiscale cresciuta e più alta della media europea. Oggi ci sono i dati della Banca d'Italia, della relazione trimestrale, ci dice che è ulteriormente peggiorata. Questi dati sono fermi, mi pare, al 2012 ed era al 45,4 la pressione, adesso sarebbe arrivata al 48 secondo i dati della Banca d'Italia che ho sentito questa mattina. In ogni caso
è bene guardare che non è vero che la pressione fiscale italiana sia sempre stata più alta della media europea. Vedete che fino al 2005 grosso modo si intrecciano i due livelli. Dal 2005 in poi le due curve divaricano e quella europea rimane sostanzialmente costante intorno al 40, il balzo è la pressione fiscale italiana che si discosta notevolmente dalla media europea. La disoccupazione è cresciuta rapidamente, anche qui è veramente preoccupante perché fino, diciamo, al luglio-settembre 2011 rimane intorno all'8% e poi comincia a crescere, adesso supera il 12%, quindi circa 4 punti in un paio d'anni, in meno di 2 anni, è certamente un balzo della disoccupazione piuttosto preoccupante. E quella giovanile molto peggio. Questo grafico ci dice che la curva azzurra è quella italiana, intorno al 35% la disoccupazione giovanile, purtroppo sta seguendo una dinamica spagnola e greca che ormai spicca verso il 50% di disoccupazione giovanile. Il grafico indica anche un altro dato, quello invece della Germania, dove la disoccupazione giovanile, oltre ad essere più bassa, è in diminuzione. Questa divaricazione di parametri fondamentali fra alcuni paesi europei e la Germania, io penso che sia un dato di squilibrio preoccupante un po' per tutti. Da questi dati viene la necessità di ribadire che per un Green New Deal occorre rompere questa spirale della recessione. Come si fa a rompere questa spirale? Penso che non si debba dare priorità ad un solo aspetto della crisi, in questo caso quello del debito pubblico, con politiche di tagli e di austerità. Occorre dare attenzione anche agli altri aspetti della crisi, dalla recessione che sta colpendo migliaia di imprese, alla disoccupazione, a partire da quella giovanile che sta compromettendo le possibilità di futuro delle nuove generazioni. Fra l'altro è ovvio, se diminuisce la ricchezza prodotta dalle imprese, se diminuisce l'occupazione, calano anche le entrate fiscali e contributive, mentre aumentano le spese per la cassa integrazione, se dovessero diminuire perché aumenta la disoccupazione, e aumenta non solo la sofferenza sociale ma anche il debito pubblico. Servono quindi pacchetti di misure di stimolo dell'economia capaci di generare nuova occupazione in chiave green. Questo mi pare il punto fondamentale. Certo, ci sono i due temi ai quali accennava anche Zamboni nella sua presentazione. Green New Deal significa un ruolo attivo delle politiche pubbliche o più attivo delle politiche pubbliche. E questo richiede una riflessione sulla spesa pubblica e sul fisco. La revisione della spesa pubblica va condotta anche in chiave green, eliminando e riducendo gli incentivi pubblici che hanno effetti negativi per l'ambiente e verificando le effettive priorità degli investimenti pubblici, per esempio a partire dalle grandi infrastrutture. E occorre una riforma fiscale in chiave ecologica, se ne parla da tanto tempo, c'era anche stato un tentativo pregevole da parte del governo di chiedere la delega del Parlamento, poi non è andata a buon fine, che consenta appunto di alleggerire il carico fiscale sul lavoro e sulle attività di qualità ecologica e low carbon, aumentando quelle sul consumo di risorse e sull'inquinamento. Occorre rivedere le politiche europee per un Green New Deal. Occorre cambiare il quadro delle politiche economiche europee. I vincoli di bilancio anche per i paesi indebitati vanno allentati e non appesantiti come si sta facendo fino a che non si superi la recessione. La BCE deve impegnarsi di più quando necessario per mantenere bassi gli interessi sui debiti nazionali. La moneta unica diventa insostenibile se convive, per esempio, con eccessive discriminazioni fra i vari paesi nella disponibilità, nell'accesso e nel costo del credito. Servono strumenti come i project bond in grado di mettere a disposizione investimenti europei consistenti a tassi agevolati per lo sviluppo della green economy, accessibili anche all'Italia. Senza un cambiamento di rotta delle politiche economiche comunitarie pare francamente molto difficile avviare in Italia un Green New Deal.
Bisogna dire che in alcuni documenti europei, ne cito uno, la comunicazione della Commissione verso una ripresa fonte di occupazione dell'aprile dell'anno scorso, comincia, anche se in modo ancora limitato e non ancora operativo, a comparire la necessità di questo cambio di rotta. La Commissione in questa comunicazione verso una ripresa fonte di occupazione dice che i posti di lavoro nell'economia verde hanno continuato ad aumentare anche durante la recessione e che i settori dell'efficienza, per esempio dell'efficienza delle energie rinnovabili, potrebbero creare 5 milioni di posti di lavoro in Europa entro il 2020. A beneficiare di questa transizione verso un'economia verde ed efficiente sotto il profilo delle risorse saranno soprattutto all'inizio i lavoratori altamente qualificati, i settori manifatturieri, dei servizi sostenibili e di maggiore qualità. Con il tempo però dovrebbero essere in grado di offrire posti di lavoro anche per le qualifiche medie. Continuando poi questa comunicazione della Commissione a individuare gli interventi chiave per l'occupazione verde, dice la necessità di promuovere l'integrazione dell'occupazione verde nei piani per l'occupazione, incoraggiati a far maggiore uso di imposte ambientali e degli stimoli derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione per ridurre la pressione fiscale sul lavoro, un utilizzo parziale di queste misure è previsto da un provvedimento del governo per l'occupazione giovanile, potenziare le informazioni sulle competenze verdi necessarie. E poi c'è la parte dedicata al maggior utilizzo degli strumenti finanziari dell'Unione Europea a favore degli investimenti verdi intelligenti, parole testuali della Commissione. Ecco, questo sottolineato in rosso è un po' la nota autocritica, adoperarsi in collaborazione con la Banca Europea per gli investimenti per rafforzare la capacità di prestito a favore di iniziative imprenditoriali pubbliche e private nel campo dell'efficienza delle risorse e quindi tutto il tema della prevenzione, riciclo, gestione dei rifiuti e delle risorse e anche dell'energia e delle energie rinnovabili. E poi c'è incoraggiare gli Stati membri a rispondere ai programmi operativi finanziati dall'FSE per il 2014-2020 e alle esigenze di formazione alle competenze verdi. Però questa rafforzare la capacità di prestito e quindi la disponibilità di credito anche per le iniziative imprenditoriali nell'efficienza delle risorse energie rinnovabili mi pare un punto fondamentale. Per un Green New Deal occorre valorizzare i potenziali dell'Italia. Un generico sostegno alla domanda e ad ogni investimento rischia di diffondere soldi a pioggia senza priorità. Bisogna capire dove l'investimento ha un maggior ritorno e quali sono i migliori potenziali di questo intervento di New Deal. Una maggiore diffusione dell'ecoinnovazione nelle imprese italiane fornirebbe una spinta importante per rinnovare la nostra economia, perché già adesso una parte importante delle filiere del Made in Italy sta facendo scelte di posizionamento all'interno della Green Economy con l'innovazione di prodotto e di processo nei settori tradizionali e con lo sviluppo di nuovi settori emergenti legati alle tecnologie green e ai servizi low carbon. Le imprese italiane più in grado di affrontare la crisi e di competere a livello internazionale sono quelle che sanno coniugare internazionalizzazione ed eco-innovazione. Questo istogramma, questo grafico è abbastanza noto, vi dice come va la fattura energetica dell'Italia in valori attualizzati al 2011. Il costo dell'energia è uno dei fattori principali di freno della competitività italiana e ovviamente l'energia, essendo di gran parte di origine fossile, genera anche la principale parte delle emissioni di gas che concorrono alla crisi climatica. La fattura energetica dell'Italia in termini attualizzati passa da 21,8 miliardi di euro nel 90 a 61,9 miliardi nel 2011. In questi dati sta il costo dell'energia così cresciuto in Italia, non solo in questo, ma questo è il dato di fondo.
Quindi ridurre la dipendenza dall'estero, i costi dell'importazione di energia con lo sviluppo dell'efficienza e risparmio energetico, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili nazionali, riducendo le emissioni di gas serra, aumenta l'occupazione, sviluppa settori industriali di grande potenzialità. Questo va tenuto ben presente. Questo piano presentato da Confindustria nel 2010, lo richiamiamo spesso perché, anche perché è stato poco citato, prevede che in 10 anni, con un costo per lo Stato di 16,7 miliardi, un risparmio nell'importazione di quasi 10 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio attiverebbe investimenti per 130 miliardi e un incremento di occupazione di 1,6 milioni di unità lavorative annuo. Direi che non c'è nulla di equivalente a questo tipo di intervento in grado di produrre impatti così positivi. Attenzione invece, torno un po' al richiamo dell'UNEP, a evitare la riproposizione di politiche del passato, e faccio questo come esempio per richiamare questo pericolo. Il DM 5 aprile del 2013, cioè dell'altra settimana, dei ministri dello sviluppo economico e dell'economia, in attuazione dell'articolo 39 del decreto sviluppo 83-2012, ha modificato e rinnovato le disposizioni a favore delle imprese ad alto consumo di energia che superano il consumo annuo di 2,4 gigawattora, con riduzione delle accise e degli oneri di sistema che coprono in particolare iniziative per le rinnovabili, quando il rapporto tra il costo dell'energia elettrica e fatturato è superiore al 2%. Questo DM non vincola la concessione, benefici che io penso necessari, perché la transizione va governata, non è che si può passare dall'oggi al domani, queste imprese hanno una certa presenza, però non vincola la concessione di questi benefici fatti alle imprese energivore, né all'adozione di misure di verifica, se sprecano energie la manteniamo questo spreco, di miglioramento dell'efficienza energetica, né alla riduzione delle emissioni di gas di serra con l'impiego almeno di una quota di energie rinnovabili. Investimenti mondiali nelle rinnovabili, anche questo è un istogramma noto, vedete che crescita hanno da 39 miliardi di dollari a 257. Lo mostro questo grafico perché c'è una dinamica veramente forte di sviluppo degli investimenti delle rinnovabili. L'Italia nel 2011 ha conquistato un buon quarto posto mondiale per investimenti. Certo, c'è stato un sistema di incentivazione, in particolare per il fotovoltaico, un po' generoso, comunque non necessario per la forte caduta del costo del pannello solare. Non vorrei però che la revisione del sistema degli incentivi provochi una inversione del trend positivo, dimenticando tutti gli aspetti positivi su scala globale ed europea che comporta lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Dobbiamo riprendere anche con diversi strumenti a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. I consumi globali di materiali sono in forte crescita, come si vede da questo istogramma. Anche i prezzi dei minerali e metalli, come quelli dell'energia, sono cresciuti di quasi 3 volte dal 1995 al 2011. L'Italia ha buone capacità imprenditoriali e tecnologiche nelle industrie del riciclo e ha ampie possibilità di crescere ulteriormente. Ancora circa il 48% dei rifiuti urbani va in discarica, in alcune regioni è più del 60%, è un margine quindi per potenziare queste attività. L'industria manifatturiera italiana necessita di ingenti quantità di materiali e avrà sempre più bisogno di un forte sviluppo del riciclo. È necessario poi questo sviluppo del riciclo anche per risolvere le crisi della gestione dei rifiuti in diverse regioni, sono note le vicissitudini della regione Lazio, anche per questo motivo, perché ha ancora un livello basso di riciclo dei rifiuti. Sostenere lo sviluppo delle filiere agricole di qualità ecologica, sto parlando dei potenziali dell'Italia in direzione di green economy per attivare un Green New Deal.
filiere agricole di qualità può rafforzare il trend già positivo delle produzioni agroalimentari e di filiera corta, può contribuire a integrare e migliorare il reddito del settore agricolo valorizzando le attività di tutela del territorio, le agroenergie, l'agriturismo, offrendo nuove possibilità di occupazione anche ai giovani. Il recupero del territorio e dell'ambiente per mantenere i servizi degli ecosistemi. L'Italia dispone di un patrimonio storico e culturale fra i più importanti del mondo che alimenta un settore che ha un peso economico diretto e indiretto rilevantissimo, quello del turismo. Il Made in Italy è in buona parte associato a valori green, la qualità, la bellezza, il vivere bene. I costi evitati e le potenzialità della mobilità sostenibile. Si tiene poco conto dei costi esterni del trasporto, che invece pesano, sono stimati in circa 73 miliardi di euro anno, in particolare per gli incidenti, l'inquinamento atmosferico, la congestione del traffico, il rumore, le emissioni di gas serra, soprattutto prodotti dal trasporto privato su gomma. Investire nella mobilità sostenibile significa non solo ridurre notevolmente questi costi esterni, ma sviluppare settori industriali innovativi, veicoli elettrici, ibridi, alternativi, treni, tram, metro, biciclette, progettazione e costruzione di metropolitane e ferrovie regionali e riequilibrare il costo dell'auto privata che ha tanta incidenza sui bilanci familiari. E come veniva prima richiamato, quest'anno gli Stati Generali dovrebbero dedicare un'attenzione particolare al tema del Green New Deal nelle città. Chi ha un po' presente la storia dello sviluppo italiano, certamente ha presente che questo sviluppo è generato dai territori e molto dalle nostre città. Senza le città e senza i nostri territori, lo sviluppo dell'Italia avrebbe avuto una storia diversa. Occorre quindi riprendere in una prospettiva di Green New Deal anche il tema dello sviluppo locale. Cito un documento dell'ANCI, dell'Area Ambiente, Cultura e Innovazione, che individua le difficoltà che le città italiane incontrano nelle politiche verso le smart cities o di sviluppo, di qualità green. L'estrema rigidità dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, che riducono al minimo le possibilità di investimento diretto delle città per gli interventi di innovazione. Significativa diminuzione delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni locali, scarsità di programmi e risorse europee esplicitamente dedicate allo sviluppo integrato di soluzioni innovative in ambito urbano, inefficacia delle modalità di procurement basate principalmente sul principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a svantaggio degli elementi di valutazione tecnica e tecnologica nella fase di assegnazione e del sostegno ad aziende che si affacciano sui mercati con prodotti nuovi, frutto della ricerca più avanzata e promettente, ridotto utilizzo di modalità di finanziamento basate sui risparmi di spesa futuri, legati ad esempio al minor peso delle bollette energetiche, alla riduzione di malattie, incidenti stradali, disastri ambientali generati dagli interventi immediati, vincoli derivati nei casi di interventi basati sull'utilizzo integrati delle reti di pubblico servizio, dei contratti di servizio in essere, sui quali è giuridicamente complesso introdurre modifiche. E infine, questo ormai è una nota dolente che viene ripetuta un po' da tutti, crisi di liquidità del sistema creditizio che pone fra l'altro interrogativi sull'efficacia dei fondi di garanzia e dei mutui a tassi agevolati per il finanziamento dei progetti. Ovviamente individuare le difficoltà non significa risolverle, ma significa però avere consapevolezza dei problemi che vanno affrontati a livello locale per alimentare un Green New Deal a partire dalle città e dai territori. In conclusione, un Green New Deal richiede una svolta affinché le politiche europee siano più coese e finalizzate al futuro, sarei tentato di dire futuro politico dell'Europa, perché se va in crisi il modello economico europeo, anche il suo futuro politico seguirà questa crisi.
siano di aiuto e non di freno per i paesi già in difficoltà, affinché le politiche nazionali siano più innovative e più coraggiose, anche più chiare e decise negli indirizzi di fondo. Il tema della visione non è affatto banale e della visione di governo ancora meno. Infine, affinché sia incoraggiata e sostenuta un'iniziativa locale nelle città e nei territori. Sono un po' i temi che pongo al dibattito anche, diciamo, di questa mattinata, approfittando un po' dei relatori autorevoli che hanno accettato il nostro invito, e spero che così possiamo arricchire questa riflessione in vista degli Stati Generali che si terranno a fine novembre, sempre a Rimini. Grazie per la vostra attenzione.